I videogiochi stanno morendo. Ciao ragazzi, ciao a tutti, io mi chiamo Ian e probabilmente non sono per nulla credibile con questo sfondo, però mi piace il Natale e mi piacciono le baite, che vedevo di. Cos'è che vuol dire questa frase ipercriptica che ho appena detto? Molto probabilmente qualcuno di voi potrebbe pensare che io sia un pazzo, perché è già da parecchio tempo che ormai il videogioco si è esteso praticamente a tutti quanti. Siamo in un'era in cui tutti giocano ai videogiochi. Siamo in un'era in cui l'eSport sta iniziando a crescere in tutto il mondo, e pure in Italia, visto che di solito siamo sempre retrogradi, pian piano l'eSport sta iniziando a crescere pure in Italia. Twitch e YouTube sono popolati di utenti che ogni giorno vedono gameplay di qualsiasi tipo, di qualsiasi sorta. E quindi, perché ho pronunciato questa frase? Perché ho detto che i videogiochi stanno morendo? Innanzitutto ci tengo a dire, ragazzi, che questo è un argomento a cui io tengo veramente tanto. D'altronde i videogiochi sono da sempre stati tutta la mia vita e adesso sono un lavoro, quindi ci tenevo a dare la mia opinione su questo argomento. Era da molto che io volevo fare questo video, ma solo ultimamente, dopo che ne è uscito uno in particolare, che adesso andrò a spiegarvi, ho deciso di farci un video mio, non una reaction, ma di appoggiarmi al suo discorso per crearne uno mio un po' più ampio e soprattutto del panorama di cui faccio parte, ovvero League of Legends, ma in generale tutti quanti i giochi. Il video in questione è un video di Favij intitolato "Perché odio Fortnite". Ora, voi vi chiederete, cosa c'entra Fortnite con te, che sei un content creator principalmente di League of Legends? Le cose sono parallele e ora vi vado a spiegare il tutto. In questo video, in soldoni, riassuntazzandolo, cheat barba scura, Favij parla del fatto che lui ha iniziato ad odiare Fortnite perché le persone che lo guardano, quando porta un video o comunque un contenuto, gli cagano il cazzo se non vince o se fa determinate cose male a livello di gameplay. E questo è il fulcro di tutto quanto. La gente, ragazzi, su YouTube, ma anche su Twitch, ovunque, soprattutto da un gioco come Fortnite, ma anche da League of Legends, soprattutto, anzi, da League of Legends, vuole vederti vincere. Vuole vederti vincere e fare bene, ma bene da dir poco. Vuole vederti diventare Dio su giochi del genere. Quindi, se tu non sei Dio, tu sei una merda. E questo è il concetto principale di tutto quanto. La gente ha smesso di giocare al gioco perché è divertente. La gente vuole giocare al gioco perché porta una sfida e perché ti fa vincere qualcosa. E questa cosa è importantissima da analizzare. E con gente io parlo soprattutto delle nuove generazioni, dei ragazzini un po' più piccoli ovviamente, che fanno loro questa nuova era, perché questa nuova era, ragazzi, è loro. Cioè, a me fa un sacco piacere che ci siano così tanti ragazzi giovani che si approcciano al mio mondo, al mondo che una volta era considerato da nerdoni, che una volta se giocavi videogiochi era uno sfigato del cazzo, la gente ti sputava addosso, le ragazze ti vedevano come uno scarafaggio che cammina in mezzo alla cucina per rovistando cibo. Una volta videogiocare, ragazzi, era brutto per la società, anche ora ogni tanto, ma è molto diverso. Una volta, se giocavi videogiochi assiduamente, eri considerato un nerd del cazzo, brufoloso, ciccione o magrissimo, a seconda dei casi, perché insomma c'è sia la categoria... Io faccio parte della categoria ciccione, ok? Però c'era anche la categoria rachitico, piccolissimo, tutto pallido, brufoloso, insomma... la classica persona a cui non ti avvicineresti mai perché è uno sfigato, altrimenti saresti sfigato anche te. Quindi io sono un sacco felice che adesso la visione del videogiocatore non è più "ah, sei uno sfigato, vai a trovarti la figa, vai a lavorare, vai a giocare al pallone" o qualunque altra stronzata da becero ottuso che mi dicevano una volta, ma soprattutto sicuramente anche a voi. Adesso le cose sono cambiate, adesso se giochi videogiochi sei una persona normale, quasi anche rispettata. E io sono felice che ci siano così tanti ragazzi giovani che popolano il nostro mondo. Non sono uno di quei videogiocatori vecchissimi che fanno "che schifo questi giovani, i miei tempi era diverso". No, io sono felice, sono contento che ci sono così tante persone. Anche perché faccio lo streamer, quindi ci mancherebbe che non fossi contento. Cioè, porta tanta acqua al mio mulino. Tra parentesi, link in descrizione, andate a mettere un bel follow al mio canale Twitch. Vabbè, sto girando un sacco intorno a una cosa, mannaggia al mio essere logorroico. Insomma, in breve, dov'è che voglio andare a parare? Io, ragazzi, mi rivolgo soprattutto a chi
guarda su Twitch o su YouTube gameplay di streamer barra YouTuber. Mi rivolgo soprattutto a loro, mi rivolgo soprattutto a voi. Non guardate il gioco solamente per vedere il giocatore essere Dio e distruggere gli altri. È bello competere, è stupendo. Io gioco a League of Legends, io adoro ammazzare la gente, io adoro far vedere che ho il cazzo più grosso di loro, io adoro la competitività, ma l'eccessiva competitività porta a non vedere più il divertimento del gioco stesso, porta a chiuderci gli occhi, come i cavalli, a mettere dei paraocchi, porta a non vedere più il divertimento del gioco stesso e a concentrarsi solamente sul lato sfida. E questo secondo me è sbagliato, perché porta la gente anche ad incattivirsi, soprattutto con lo streamer di turno che, poraccio, magari non è un dio, però sa, magari sa intrattenere bene, ti fa ridere, però ti trovi sempre quel commento stronzo di quell'utente ancora più stronzo che ti fa, madonna quanto fai schifo, ma come fa così tanta gente a guardarti, ma sei un cesso, ma hai sbagliato, non dovevi fare quella cosa, dovevi fare quest'altra, e bombo, 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 madonna ragazzi, caga il cazzo, cioè, è brutto dire una cosa del genere, cioè, c'è anche gente che ti insulta. Gente che ti insulta, boh, ma sul personale. Io l'ho trovato un sacco di gente che mi ha insultato così, a caso. Perché magari, non so, parlo sempre di LOL. Perché magari mi facevo uccidere, oppure non facevo una determinata combo giusta. Cazzo, ragazzi, sono umano, non sono un pro player. Non sono un giocatore pagato, professionista, per diventare fortissimo. Cioè, dovete fare una distinzione tra pro players e intrattenitori. Il pro player è il giocatore professionista che viene pagato da un'azienda per giocare, un'azienda in senso, non so, i Fnatic, ora mi viene in mente loro, i Cloud9, i Rocket magari non esistono più, non so, ora parlo sempre di League of Legends, ma di tante altre cose. E quello è il pro player, è un giocatore che professionalmente gioca al videogioco per migliorarsi. L'intrattenitore, di contro, è tutta un'altra roba. L'intrattenitore gioca al videogioco perché si diverte, magari compete pure, per carità, magari è pure bravo, ma il suo obiettivo principale è quello di intrattenervi, ovvero di farvi ridere, con la sua simpatia di trascinarvi nel gioco e di farvi godere quello che vedete, non solo se è bravo, ma soprattutto perché riesce ad essere divertente, riesce a coinvolgervi, oppure, non so, riesce a spiegare, nel caso mio, riesce a spiegarvi come si gioca al gioco in modo tranquillo e facendovi anche divertire guardandolo. È un discorso diverso. E questo si va a riflettere anche su altri giochi. Ragazzi, a me piace Fortnite, per esempio. A me piacciono tantissimi altri giochi di simulazione, single player, avventura, GDR, qualunque gioco che purtroppo non posso portare, oppure non sono invogliato a portare, perché le persone, se non c'è una sfida o se non c'è una competizione, neanche ti danno la chance di guardarlo, neanche ti dicono, vabbè, proviamo a guardarlo, magari lui mi diverte, magari vengo catturato dalla sua personalità, e il gioco, anche se non è competitivo, parlo magari di un single player o di un survival o comunque di qualsiasi altro gioco, allora lo guardo lo stesso perché comunque è lui e mi piace lui e quindi guardo lui. La gente non fa questo ragionamento perché ti chiude subito la porta in faccia se il gioco non è competitivo. Io vorrei portare tantissimi giochi sul canale, qua parlo di me personalmente, e anche in streaming, ma ho sempre paura di farlo perché so già che perderei un quarto se non un terzo della mia utenza, ed è brutto purtroppo per uno streamer, ragazzi. Lo so che dovrei sbattermene, dovrei farlo lo stesso. Però se da 200 persone di media che ho me ne trovo 50, purtroppo mi demoralizzo. E comunque questo non è una... Ovviamente sembra che sto piangendo ora perché no, non mi seguono. Non è così, cioè è un po' frustrante perché io so che dietro c'è questo ragionamento, perché lo facevo anch'io. Perché lo facevo anch'io prima di aprire bene gli occhi. Anche io prima lo facevo. Anche io prima dicevo, subito nel discorso di League of Legends, ma cosa guardo a fare il tipo Silver? Tanto è più scarso di me, che cazzo lo guardo a fare? Ma cosa gioco a fare nel normal? Tanto non c'è nulla da vincere. E questo è il discorso. Il videogioco moderno pretende, ha la pretesa, devi assolutamente avere questo requisito, ovvero di darti qualcosa da vincere. Per forza, altrimenti durerà poco, purtroppo. Dicevo, io non posso portare Fortnite perché se ci gioco, ovviamente io non gioco a Fortnite da una vita, quindi faccio cacare. Se ci gioco e non divento primo e non arrivo primo, anzi,
con un botto di kill, sono una merda, ragazzi. Se arrivo secondo, faccio schifo. E quello è il discorso di primo di FaviJ. La gente vuole vedere solamente che vinci, non gli importa di vederti. E con la gente, ovviamente, ripeto, parlo sempre in maggioranza. So che magari qualcuno di voi invece non è così, però si deve parlare sempre alla maggioranza. Per quello io e anche i miei colleghi non portiamo Fortnite, a meno che non siamo nati e cresciuti lì, o a meno che non siamo molto bravi, perché non è un gioco da casual player, purtroppo. Cioè, lo è, ma la community fa in modo che non lo sia, perché c'è questo pregiudizio, ci sono questi paraocchi che vogliono vederti per forza vincere a tutti i costi, altrimenti fai schifo, altrimenti ti paragoneranno ad altri streamer molto più forti, tipo Power. Ti diranno, ma Power è molto più forte, che cazzo giochi tu che sei una merda. Purtroppo è un... non è neanche colpa di nessuno, ragazzi, perché non mi sento di dare la colpa a qualcuno, perché è la società che porta a questo. Cioè, non è il singolo utente che la pensa così, è la società che ha portato a questo discorso, e secondo me anche un po' l'avvento dell'eSports, che ha portato il tutto ad un livello competitivo molto più elevato, e quindi la gente pensa adesso al videogioco come si potrebbe pensare a uno sport molto famoso come il calcio, per esempio. So che è un paragone un po' del cazzo, però secondo me questa è l'altra faccia della medaglia dell'eSport. Una cosa molto bella, che porta un sacco di utenza, ma ti porta anche a questa estrema competizione, secondo me, non necessaria. Ovvero l'estrema competizione che ti porta a questi ragionamenti, nel senso, se non sei un dio, fai schifo e non ti guardo, perché non me ne frega un cazzo di vedere uno che non arriva primo, oppure non è un challenger, o non è un master, o comunque non porta un gameplay di alta qualità. Non me ne frega un cazzo se mi fa divertire, cioè, vabbè, questo no. Però non gli do nemmeno la possibilità di vedere se riuscirebbe a divertirmi o meno. Chiudo direttamente se vedo che fa cagare al gioco. Quindi, in sostanza, ragazzi, riassumendo tutto questo discorso, la frase "i videogiochi stanno morendo", secondo me, si riferisce al fatto che la competitività estrema, la competizione estrema, chiude gli occhi alla gente riguardo al vero scopo del videogioco, ovvero divertire e far divertire. Il vero scopo del videogioco è quello, ragazzi. Prima di tutto, prima della competizione, prima della sfida, c'è il divertimento. Il videogioco è un'arte. Ed è questo il messaggio che io voglio lasciare con questo video. Io vorrei che questo video venisse condiviso ovunque. E soprattutto mettete un bel mi piace, condividetelo se pensate che la mia visione delle cose sia giusta, oppure se pensate che sia sbagliata scrivetelo in un commento, insomma interagiteci. Io vorrei che questo video venisse condiviso il più possibile, ma anche se non venisse condiviso, che la mia parola e la mia ideologia, che secondo me è giusta, venga sparsa il più possibile per curare questa, chiamiamola, malattia dell'ipercompetitività, che secondo me andrà a peggiorare sempre di più, perché i giochi diventeranno sempre più competitivi. Potete vederlo da voi, ragazzi, i giochi moderni, se non hanno l'online, chi se li compra? Le case sviluppatrici, un gioco se non hanno online, non lo fanno uscire, a parte i vari rework tipo Spyro e Medieval, insomma, quelle però sono cose per i più anzianotti. Io vorrei che questo mio messaggio venisse condiviso il più vastamente, oh mio Dio, il più ampiamente possibile, come se fosse la parola del Signore. Vabbè, ora sto un po' esagerando, però mi piacerebbe davvero tanto che questo video venga reso molto visibile, perché io ci tengo tanto che diventiamo un po' più malleabili, soprattutto gli spettatori di YouTube e di Twitch. Che non andate a insultare il poveraccio che magari non sa giocare, perché è brutto, è veramente brutto farlo. Che abbiate un po' l'apertura mentale di considerare, di dare una possibilità a quello che vedete, anche se non è fortissimo, perché magari potreste scoprire l'intrattenitore della vita, potreste scoprire una persona che vi tiene incollato allo schermo. Io vorrei che superaste questo pregiudizio
sugli youtuber, sugli streamer, ma sul videogioco in generale. Perché questo discorso lo si fa, lo faccio anche a chi magari non gioca a un single player, perché tanto non c'è competitività, tanto non c'è sfida, non c'è una ricompensa finale a parte la fine del gioco. E quindi tutto questo discorso è fatto per questo. Io sono un sognatore, ragazzi, sono un grandissimo sognatore. Non per nulla mi piace One Piece. E vorrei tanto che questa malattia, che secondo me è una brutta malattia, venisse curata del tutto. Io vi ringrazio per avermi visto, spero che in questi commenti ci saranno solamente opinioni civili e niente insulti o altro, perché è lo spirito di tutto il video, non insultare, opinioni normali, educate, e si può parlare di qualunque cosa. E questa è la base di una convivenza civile in tutte le cose. Quindi spero che vi sia piaciuto il video. Vi ringrazio molto per aver guardato fino adesso. Io vi aspetto come ogni giorno su YouTube e su Twitch. E niente, ragazzi. Ciao a tutti quanti.